E rieccoci in onda in Voce delle Chiese. Io do subito il benvenuto alle mie due ospiti, che chi ci sta guardando in video ha già visto, vede che insomma accanto a me ci sono due persone. Erika Scognamiglio, operatrice della Diaconia Valdese, ciao, Servizio Inclusione Diaconia Valdese, ciao Erika, e insieme a lei Parwana Kebrit, artista afghana, che ci racconterà la sua storia. Allora Erika, vi abbiamo invitato perché sabato ci sarà uno dei tanti appuntamenti che la Diaconia Valdese sta organizzando in vista della giornata del rifugiato, che sarà il 20 di giugno, ma prima e dopo il 20 giugno, insomma nei giorni vicini a questa data, ci sono delle iniziative. Tra queste un appuntamento organizzato a Torre Pellice, alla Galleria Scroppo, al Polo Culturale Levi Scroppo, in cui l'arte terapia sarà un po' il veicolo, no, per far emergere le emozioni. Come l'avete pensato, Erika, questo appuntamento? Che obiettivi vi siete posti? Cosa vi aspettate da questa mattinata? Ciao intanto. Ciao a tutti, buongiorno. Chiedo solo di avvicinarti un po' al microfono, grazie. Ok. E niente, appunto, io sono l'insegnante di italiano del servizio inclusione e operatrice all'integrazione. Insomma, come ogni anno organizziamo delle giornate in cui appunto ci sia la possibilità per la popolazione di conoscere un pochino da vicino chi sono un po' gli utenti, ecco, del servizio inclusione, e anche approcciare il tema, insomma, ampio e variegato delle migrazioni, soprattutto dei richiedenti asilo, rifugiati, eccetera. Lascerò poi a te appunto descrivere meglio le altre iniziative, perché ci sono sia iniziative su Torre Pellice che sul Pinerolese. Sì, vero. Però appunto la prima, ecco, sarà proprio questa del 17 giugno alle ore 10:30 presso il Polo Culturale Levi Scroppo, in cui appunto sarà presente Parwana Kebrit, che dopo appunto si introdurrà meglio, ecco, e l'artista, l'arte terapeuta Antonella Chiavia, e entrambe insomma proporranno un workshop, un laboratorio in cui ci sarà la possibilità per tutta la popolazione, adulti, bambini. Diciamo che appunto il tema è un po' più per adulti, ma se ci sono bambini ben venga, insomma, si adatta mm-hmm. assolutamente, e ci sarà appunto il modo di riflettere sul tema in una chiave un pochino diversa, insomma, attraverso l'arte. E però appunto poi Parwana spiegherà meglio, ma sarà un'occasione appunto per tutti veramente di sperimentarsi e riflettere anche in modo un po' diverso, non sempre solo per forza tragico, che ovviamente sicuramente appunto una parte di difficoltà della vita insomma c'è per queste persone, però non c'è solo questo, ecco, insomma. Bello, è bello far emergere anche altri aspetti. Esatto. E poi insomma il mezzo comunicativo del disegno, dell'immagine, è un mezzo molto potente. Esatto. Quindi, e poi quello che vogliamo far passare, ecco, insomma, è che non c'è solo un tipo di arte, ci sono vari tipi di arte, ognuno può veramente esprimere se stesso, i propri pensieri, anche in questo modo. E non sono solo i bambini che possono disegnare, ma anche gli adulti, e possono o disegnare, appunto durante questo laboratorio ci saranno anche dei materiali, insomma, a disposizione con cui si potranno creare, ecco, delle altre forme d'arte, ma insomma sarete poi diretti, ecco, da Parwana e da Antonella, che si occuperanno veramente di fare questo laboratorio. E inoltre ci saranno appunto due colleghi del servizio inclusione che appunto presenteranno un pochino che cosa fa, ecco, certo, quotidianamente il servizio inclusione. Certo, allora grazie Erika che ci hai un po' introdotto a questa giornata, e grazie anche a Parwana per essere qua con noi. Le avvicino il microfono, chiediamo a Parwana come è arrivata in Italia, qual è la tua storia. Parwana parlerà in inglese, ma noi tradurremo, insomma, e lei quello che vorrà condividere con noi lo potrà fare. Insomma, quando sei arrivata in Italia, come, e raccontaci un po' la tua storia. Grazie. My name is Parwana Kebrit. I am from Afghanistan. Before the overthrow of the previous Afghanistan government, I was journalist and also political and social activist. Quindi Parwana arriva dall'Afghanistan, era impegnata, insomma, prima poi del cambiamento alla guida del paese, era una donna impegnata politicamente, socialmente, ed era anche giornalista.
And also I did painting and still I do paint. E pitturava e lo fa ancora, sta ancora, ha continuato, ecco, a portare avanti questa sua passione della pittura. On August 28, 2021, when the Taliban entered Kabul and took the power, me and my husband we forced to leave country and become refugee in Pakistan. Quindi quando ci fu poi l'entrata del regime talebano, lei e suo marito fuggirono e andarono in Pakistan. We stayed in Pakistan one and a half years. And with a lot of problems like every another refugee. Quindi rimasero in Pakistan per un anno e mezzo con tutta una serie di problemi che possono avere le persone, insomma, che sono scappate dal loro paese e sono rifugiate. But in that whole time with the efforts of COSPE organization with who I had with who I have worked, mm-hmm. and the human and women's women's rights department, and also with the strong support of Diakonia Valdezia, we able to come Italy on February 2023. And now, sono da poco. Sì. È da poco che in Italia è arrivata a febbraio del 2023 grazie a una rete, insomma, di collaborazioni che ha visto anche la presenza della Diaconia Valdese. Sì, and now we are in here and I'm very happy to and also I have feeling very happy and safe in here. Quindi, insomma, adesso è molto contenta di essere qui in Italia e sta imparando anche l'italiano, chiaramente, però insomma, essendo qua da pochi mesi, davvero ancora in un periodo di integrazione iniziale. Che cos'è l'arte per te, Parwana? Hai detto che dipingevi già in Afghanistan e che hai continuato a dipingere. Quindi che cosa significa l'arte? Che emozioni, che sentimenti può far emergere? For me, art is my inner... my inner skill and interests, so it's always been like a feeling in me. Quindi per lei è una sorta di dono che ha, una capacità che ha sempre avuto e che la faceva, insomma, essere anche fiduciosa nelle sue possibilità. Sì. In my opinion, art is the person's inner thoughts, feeling. Who want to express in some way. For example, they express by painting, by writing, by poetry, by dance, by music, and a lot of another. Diceva che appunto ci sono tanti metodi artistici attraverso cui le emozioni, i sentimenti possono esprimersi, la danza, la musica, la pittura, l'arte, però appunto tanti modi diversi oltre chiaramente alle parole. And each person's thoughts, feeling is different. So I grew up and born in poor, war-torn, and also patriarchal society like Afghanistan. And I born in Afghanistan. So my thoughts and feelings are based on pacifism, anti-war, anti-fascism, and also anti-patriarchal. Sì. Quindi ognuno ha la sua storia, il suo modo, insomma, di portare la propria storia anche nelle immagini. Lei è nata in Afghanistan, in una situazione, in una società patriarcale, e da sempre mette nei disegni insomma la volontà di pace, di lotta rispetto a quelli che possono essere i regimi, alla lotta contro il regime patriarcale. In my artistic style is protest style. I always try to portray my protest against all of contradiction that exist in our society and in my painting. Ok, quindi il suo è un racconto di protesta, quello che vuole rappresentare nei disegni, un racconto di protesta rispetto alle ingiustizie della società e a quello che appunto non va bene secondo lei e che si potrebbe cambiare. Ci possiamo fare anche vedere dei disegni che Parwana ci ha mandato. Allora, mentre continua a raccontarci, vi faccio vedere alcune immagini che sono proprio i disegni che ha fatto Parwana. Allora, intanto
che li cerco, che possiamo farveli vedere, se riesco a trovarli negli Parwana, you can go on. So I want to say for me the art, mostly the painting, is a tool of struggle and protesting. Allora, intanto eccolo qua. Questo è uno dei disegni che appunto ha realizzato Parwana. In this paint, what did you express? Cosa hai espresso in questo dipinto? Yes, this painting is I was paint this on the 15 August of 2002, because it's l'ho fatto nell'agosto del 2022. Yeah, this is the festival or the celebrate of the 1 years of Taliban. L'anno ad un anno dall'entrata del regime talebano. Yeah, the Taliban show for the words that we come in Afghanistan, it's become a the society become a goat and all right is okay. But I paint this one. I show for the words for the people that in Afghanistan nothing is okay, all is very bad, the society, the situation of women, mostly the women, is very bad because the school, the work, the university, all is closed for women. And I show in this painting it to the protest of the women, that they want to freedom, food, work and other things. Insomma, il disegno parla da solo, non abbiamo bisogno di raccontarvelo, però in sintesi ha detto che appunto ha rappresentato la protesta delle donne contro tutte le i divieti che ci sono per loro in Afghanistan, scuola, camminate, passeggiate, presenza nella società, le parole che non si possono pronunciare, non si possono dire, e direi anche un po' i colori che non si possono indossare, insomma, che fanno parte del disegno. Poi ce ne sono altri, vediamo se riusciamo a farvene vedere qualcun altro, insomma, immagini appunto, come diceva Parwana, di protesta, di per dire no ad una società che non piace, però ci sono sempre tanti colori, e quindi sarà un po' un esempio di quello che potrete fare anche voi, insomma, sabato mattina. So is something similar to what you will do Saturday in Torre Pellice. Yes. And Saturday on 17 June, mm-hmm. it's about Refugee Day, and I have a workshop, and I want to show my arts, and I want to say about my art, what's art for me, and also I want to talk about refugee. Certo, quindi nella giornata, in questa giornata che si avvicina appunto alla giornata mondiale del rifugiato, quella di sabato, Parwana vorrà parlare dei suoi lavori, della sua arte e di quello che l'arte per lei, insomma, rappresenta. Grazie, thank you very much. Grazie. Buon lavoro, buon lavoro sia sabato che poi, insomma, per i progetti futuri. Erika, vuoi ancora aggiungere qualcosa? Ho solo dimenticato, ecco, di dire che ovviamente è aperta a tutta la popolazione, adulti, bambini, e sarà ovviamente entrata gratuita. Per chi ha desiderio, insomma, chi crede, potrà lasciare un'offerta libera, che però ovviamente servirà a Parwana per autofinanziare, insomma, il suo lavoro artistico, perché adesso attualmente ha dei materiali, ma ovviamente non tanti come potrebbe avere per poter implementare, certo, insomma, la sua produzione artistica, la sua espressione, ecco. Quindi ci ritroviamo tutti, insomma, tutte quelle persone che sono interessate, sabato mattina alle 10:30 al Polo Culturale Scroppo di Torre Pellice per questo laboratorio di arte terapia sul tema delle migrazioni, insieme a Parwana, che è stata con noi, e insieme anche all'arte terapeuta Antonella Chiavia. Grazie ad entrambe, grazie ad Erika, grazie a Parwana, e buon lavoro, buon proseguimento. Arrivederci.